al nostro presidente vada fatto, perché ha dimostrato saggezza e competenza. Un saluto particolare a tutte le amiche e gli amici qui presenti, un saluto caloroso e un abbraccio personale a ognuno di voi. Un pensiero mi porta mio padre, perché forse poteva essere felice a condividere questo bellissimo momento, ma vedo mia madre che copre benissimo, diciamo, con la sua presenza, e mi si apre il cuore. Si è detto qualcosa, grande impegno, ma credo che ricordare un po' il mio passato sia importante. Ho iniziato 20 anni fa, tanto tempo è passato. Sono stato uno dei fondatori di Forza Italia a Corato. Abbiamo fatto un grande percorso, sempre con impegno, iniziando dall'affiggere i manifesti, da parlare con gli amici, da condividere dei sogni e dei progetti. Ricordo momenti un po' meno felici, un po' meno, con più solitudine, e affrontavamo, diciamo, l'impegno per farlo diventare più fattivo. Qui in piazza ci sono degli amici della prima ora. Poi l'incontro con un grande amico, Pasquale Pomodoro. Poi l'unione con Gino Perrone, nell'unire due forze che condividevano un percorso da fare. L'amministrazione di Gennaro, grande esperienza. Poi l'impegno diretto, con, io chiamo il mio sindaco Perrone, in due settori particolarmente difficili: pubblica istruzione e servizi sociali. Ricordo quando mettemmo a centro l'amministrazione, ne parlavo col sindaco, la scuola che è il motore di innovazione, di idee, dove i giovani sognano un futuro, che è un problema che oggi viviamo, perché se i nostri giovani non ritornano a sognare, possiamo fare più bei progetti, ma difficilmente li potremo realizzare se non siamo sorretti dalla forza di cambiamento dei giovani. È importantissimo. E poi il settore servizi sociali, un settore complicato, oggi più di ieri, dove ci sono famiglie che sono smarrite, chiedono risposte che molte volte gli amministratori locali non possono dare, perché non possono per tante cose. E oggi è un segno che il nuovo governo si è insediato, nella speranza che possa dare quegli strumenti a noi amministratori locali per far fronte a queste richieste. Mi tocca ringraziare ognuno dei movimenti, dei partiti che sostengono la mia candidatura, non tralasciando nessuno di essi, nessun componente di ogni movimento o partito politico, perché hanno fatto sintesi sul mio nome e spero di non deludere le loro attese. Ma io non deluderò, cari amici, per un semplice fatto, perché è vero la politica, è vero l'impegno, ma io ho notato in questi anni qual è il filo conduttore che ci lega, oltre, diciamo, al lavoro, è quella stima e quell'amicizia, prima personale e poi politica, che sorregge questo impegno. Questa forza, lo raffermo e ne sono convinto, è la base migliore per poter costruire altri 5 anni. Noi oggi iniziamo un'altra pagina, una nuova pagina del centrodestra coratino. Abbiamo arricchito l'ultima esperienza amministrativa con altri amici del centrodestra, abbiamo riunito tutti i moderati, perché noi siamo convinti che con la moderazione, col confronto, si possono raggiungere risultati. Non abbiamo mai fatto politica contro qualcuno o contro qualcosa. Abbiamo fatto sempre politica per, lo ricordava il sindaco, certamente con difficoltà, certamente con impegno, certamente con tante problematiche che ogni giorno si presentano. Ma questa piazza è il senso dell'inizio di un lavoro. L'abbiamo riaperta ai cittadini, l'abbiamo donata, un primo passo di un lungo progetto. Abbiamo tanti progetti da terminare, tanti, tantissimi. Riferimenti ai PIRP, ai PIRU,
ai Pruvax, vecchio liceo, Palazzo Gioia, un cantiere in movimento dove al centro c'è il benessere del cittadino. Ecco perché in piazza e non a sala chiusa. E fa riferimento al nostro slogan, corato nelle vostre mani. Quelle mani che servono per operare, sorrette dalla mente ma guidate dal cuore. Perché noi siamo persone che siamo abituati a dare e poco a ricevere. Il lavoro non ci spaventa, credo che il trascorso di ognuno di noi e il mio personale dimostra la capacità di affrontare i problemi, di confrontarci con la gente, con tutta la gente. Non abbiamo mai alzato barriere, tutti hanno avuto la possibilità di venire a incontrare il sindaco, ognuno di noi, senza distinzione. E qui vedo qui in questa piazza molti amici dal 93-94 di paesi limitrofi, ma vedo anche dei nostri concittadini emigrati a Grenoble, dove in questi anni abbiamo preso un rapporto che è diventato, come dire, solido, dove li abbiamo fatti sentire di nuovo cittadini di questa Corato. È un fatto importante, perché loro ci guardano, ci seguono e noi non possiamo deluderli. Un'altra novità, importantissima, la presenza delle donne. Voglio fare un appello alle donne. Oggi i cittadini hanno una grande possibilità con questa nuova legge elettorale. Porre l'attenzione alle donne, che quando vogliono possono raggiungere risultati non temendo niente, né oceani né mondi. Io confido molto che i nostri concittadini colgano questa possibilità. I programmi, avremo modo di parlare di programmi e di analizzare alcuni punti. Dopo, logicamente, continuare un lavoro che è in cantiere. Però ce l'abbiamo, la vicinanza alle famiglie bisognose, alle imprese che devono nascere e devono continuare a esistere, perché lo sviluppo passa attraverso di loro e se le aziende non nascono e non crescono difficilmente potremo dare risposte ai nostri giovani, seppur preparati, seppur bravi, seppur hanno girato il mondo per avere una preparazione degna. E qui abbiamo pensato a un incubatore per imprese per i giovani, avremo un confronto giornaliero, ne vedo tanti qua in mezzo a loro che ringrazio, li staremo a fianco perché dobbiamo condividere con loro questo momento particolarmente difficile. Vi dobbiamo ridare la speranza di pensare a un domani migliore. Questo è il nostro compito. E questo filo conduttore, nello slogan corato nelle vostre mani, che io consegno a ognuno di voi, a tutti voi, uno per uno, ai 141 candidati, ma a tutti i cittadini, perché insieme, senza contro nessuno, possiamo pensare a un domani di benessere e sereno, perché i nostri figli hanno diritto di sognare un paese sereno e felice. Ma sta a noi, a tutti quanti noi, se saremo capaci, ognuno di noi, di dare qualcosa al prossimo, di aprire gli occhi e di vedere chi è il nostro prossimo, senza chiuderci, con difficoltà, ma l'impegno e poi, soprattutto, la passione. Noi dobbiamo trasmettere ai nostri concittadini la passione dello stare insieme, di condividere, di confrontarci, certamente di decidere, sempre per i più e mai per i meno. Questo è stato sempre il nostro modo di agire. Guardate, non è per plagieria o perché qui è presente. Io credo che chi ha avuto la fortuna come me, ma come i miei colleghi e come tanti, stare vicino tanto tempo, tante ore al giorno, con il neo senatore Perrone, che certamente farà valere la sua capacità a Roma, dove come sindaco saprà dire le cose che servono agli enti locali. Ci ha trasmesso una grande qualità, il lavoro quotidiano, e mai rompere il rapporto col cittadino, perché il cittadino è capace di sollecitare ognuno di noi per il bene di tutti. E questo è un grande insegnamento. Io ho fatto tanto tesoro di questo insegnamento e non lo dimenticherò mai. E ognuno di voi mi sorreggerà in questo cammino bello, entusiasmante, pieno di impegni, ma raggiungeremo la vetta. Perché non possiamo lasciare ad altri il compito di finire quello che abbiamo iniziato. E questo tocca a noi. E ognuno di voi da oggi
e impegnati in una missione. Prima di tutto esercitare il diritto di voto, un diritto conquistato faticosamente, e quindi bisogna, come dire, sollecitare a votare. Votare noi, perché noi, non io, noi siamo la forza, la coesione per portare avanti il progetto della città. Se saremo capaci di fare ognuno di questo, il 27 maggio saremo tutti qua a festeggiare e felici per continuare un lavoro già iniziato. Di questo sono convinto, convintissimo, perché la coesione che abbiamo dimostrato in questa fase per la preparazione della coalizione dimostra quanta forza abbiamo dentro. La dobbiamo estrinsecare a tutti i nostri concittadini e il gioco sarà fatto. Io quindi concludo, mi auguro di incontrarvi nei prossimi giorni con impegno, organizzeremo degli incontri su tematiche specifiche per poter porre all'attenzione dei cittadini quello che stiamo facendo e quello che vorremmo fare, senza dimenticare nessuno. Quindi Corato vi saluto, e nelle vostre mani. Un bacio a tutti quanti. Grazie a Franco Caputo, grazie a Corato.